consigli manga da leggere. Che manga vi voglio consigliare? Due manga che secondo me sono perfetti per voi che siete un po' criminali e un po' maiali. Perché sono Kaito Kid e questo manga dal titolo Infinito, che è l'epica ascesa del domatore fuorilegge e della sua donna gatto avventuriera di classe S. Già, un po' complicato leggere questo titolo, lo dovrò recuperare ogni tanto. Allora, perché queste due storie? Prima di tutto, che sono quelle che ho letto oggi, e quindi banalmente va così. No, ve li consiglio perché comunque sono delle serie che sono iniziate adesso, quindi potete cominciare a recuperarle ora. Sicuramente Kaito Kid è adatto un po' a tutti, non soltanto agli affezionati del canale, che sono dei criminali e dei maiali al tempo stesso, ma va bene per chiunque, anche per le ragazze. Forse soprattutto per le ragazze, anche perché dentro, in questa storia, secondo me, Gosho Aoyama ci ha messo un sacco di attenzione per i dettagli, per i personaggi, che sono di solito tipiche proprio dello shoujo. Infatti, per sua stessa ammissione, Gosho Aoyama dice di aver preso delle cose da un'autrice per dei dettagli, per gli occhi, per delle cose che disegna. Ed effettivamente, quando tu leggi le storie di Kaito Kid, secondo me è difficile non riuscire a percepire una certa dimensione femminile nella storia. Kaito Kid è un personaggio che anticipa Conan, infatti il disegno, non so se lo notate, è un po' più grezzo rispetto a quello che farà poi in Conan e soprattutto succedono delle cose che sono vagamente avulse dal contesto di Conan, perché seppur è vero che nel mondo di Detective Conan ci sono elementi fantascientifici, non c'è la magia, ma in Kaito Kid a un certo punto appare una maga, letteralmente una strega, ok? E fa delle magie vere. E Kaito Kid si contrappone a lei perché lei fa la magia vera e Kaito Kid invece usa i trucchi da prestigiatore. E secondo me il contrasto è molto efficace, cioè si vede proprio che è una cosa pensata per far funzionare il contrasto di Kaito Kid che è quello che ruba con i trucchi perché l'inganno. La magia che usa lui è un inganno per nascondere le cose. Con una mano mostri una cosa, con l'altra rubi. E quindi è sicuramente molto efficace avere una maga che usa la magia vera, che però viene fregata dai trucchi da prestigiatore di Kaito Kid. Ma nel mondo di Conan, diciamo, è un po' difficile inserirlo. Quindi immaginate questa raccolta di storie come un po' un mondo a sé. Come se fosse un po' un mondo alternativo, dove poi il personaggio di Kaito Kid, che io adoro, è veramente il mio preferito, Kaito Kid lo amo, perché è Lupin, è il Lupin di Gosho Aoyama, e quindi amando Lupin è inevitabile che io ami Kaito Kid. E bisogna immaginarlo come un personaggio che poi viene, diciamo, un po' rielaborato. Ed entra a pieno titolo nel mondo di Conan. All'inizio di questo volume ci sono anche le illustrazioni a colori. Tra l'altro, fighissima. Infatti, sta cosa mi è piaciuta molto. C'è questa galleria veramente bella piena di scene a colori. Figo, figo, figo. E poi ci sono i capitoli del manga. Ecco qua, quello che vi dicevo e che volevo farvi capire quando parlavo di un gusto femminile nella storia. Ecco, nella storia di Kaito Kid c'è questa sua compagna di banco, Aoko, con cui Kaito vive praticamente tutta la sua vita, cioè da ragazzini si conoscono e sono compagni di banco e vivono sempre questa specie di storia non storia, ok? Cioè, si vogliono bene, qualche volta se lo dicono pure, però non vivono l'amore. Semplicemente capisci che si piacciono e si vogliono bene. Casualità vuole che il padre di Aoko sia un ispettore ed è l'ispettore
che vuole sempre beccare Kaito Kid. Quindi diciamo che la dinamica tipica di Lupin, con Zenigata sempre attaccata al culo, si fonde un po' con quello che arriverà dopo nel mondo di Conan, e quindi con Ran e suo padre Kogoro, che in qualche modo è sempre vicino a Conan, non lo deve smascherare, non deve smascherare che Conan è Shinichi, però diciamo che ha reinterpretato questa idea che ha utilizzato qua per Kaito Kid. E le storie sono un po' maldestre, sono un po' fuori di testa. Cioè, Kaito nel primo capitolo scopre attraverso una porta segreta dentro casa sua, ecco, cioè, attraverso questa porta che si sarebbe aperta 8 anni dopo la scomparsa di suo padre, che suo padre, oltre a essere un prestigiatore, era un ladro, ok? E quindi lui ne prende il mantello e anche il cappello e il monocolo, diciamo tutto l'attire, e diventa lui il nuovo ladro Kaito. Diciamo una soluzione un po' così. Ma all'interno di questa raccolta di storie ci sono dei momenti che sembrano proprio Lupin. A un certo punto Kaito Kid si traveste da questo conte, il conte Clover, e ragazzi, cioè, sembra letteralmente una delle maschere di Lupin quando deve camuffarsi da qualcuno. Cioè, sembra letteralmente Lupin in questo momento. Assurdo. E poi è molto citazionista, è molto divertente. C'è questo ispettore che arriva dalla Francia e si chiama Delon, come Alain Delon. Così. Oppure c'è sta storia, aiuto, sta storia assurda. Questa è pazza proprio. Vediamo cosa vi posso far vedere. Che vi fa capire. Sì. È la storia di uno scienziato che rapisce Kaito e mette la sua mente dentro un robot, e il robot si convince di essere Kaito Kid. E quindi Kaito poi combatte contro il robot che spara. Cioè, spara dai gomiti, eh? Tutto tecnologico, tutto pazzo. Senza senso. Ok. Cioè, sono proprio quelle cose tipiche di Lupin. Quelle cose strane di Lupin, che tu vedi una volta affronta un pirata che sembra Long John Silver, tra l'altro. Una volta affronta la maga, come vi dicevo prima. Un'altra volta il robot. Cioè, ho letto questo numero, mi sono divertito come un matto, perché sentivo tutte le atmosfere tipiche di Lupin III, però traslate nel mondo, non voglio dire di Conan, ma di Gosho Aoyama. Quindi attraverso il suo filtro, che ha un'attenzione, secondo me, tipicamente femminile, anche per certe cose, per certi disegni. A un certo punto c'è un modo che usa per disegnare gli occhi di Kaito, ma anche gli occhi di Aoko sono particolarissimi. Gli occhi disegnati in questo modo qua, vedete, con tutti quei puntini neri? Assurdo! È un modo che ha preso da Akemi Matsunae, che faceva manga per ragazze, ma poi in generale questo modo di applicare i retini intorno ai capelli, fare gli occhi in questo modo qua per Aoko, guardate quanto è particolare, ma è molto femminile, è veramente poco shonen questa roba qua. Un'attenzione ai dettagli importantissima, che mi ha fatto rimanere. E poi, vabbè, sono tante storie piene di azione in generale, succedono tante cose diverse, come vi dicevo, tanti tipi di nemici diversi, e setting pure. Una volta la spiaggia, una volta il mare, una volta il parco giochi, una volta i palazzi, grandi, grandi case, grandi magioni. Insomma, secondo me ci si diverte un botto. Leggi il primo numero di questo, che è uscito praticamente questa settimana, Kaito Kid numero 1,
Treasure Edition, come vi dicevo, con le pagine a colori all'inizio, uno si diverte. Secondo me si diverte un botto. E poi questo, secondo me, è veramente adatto a chiunque, anche perché è vero che è il numero uno della serie, però le storie sono tutte autoconclusive, benché ci sia un sottile canovaccio che viene seguito, una leggera progressione degli eventi. Ragazzi, cioè, a parte saltate il capitolo 1, che è l'introduzione dell'eroe, o meglio dell'antieroe in questo caso, va bene qualsiasi capitolo, cioè potete leggere quello che vi pare, quando vi pare, lo fate leggere a chiunque, sono slegate le cose, quindi veramente lo può leggere chiunque in qualsiasi momento, non è legato a nulla, non c'è una cronologia proprio fissa, che se te la perdi non capisci più niente. Anzi, ogni capitolo fa quasi testo a sé. Quindi può essere un regalo veramente per chiunque. Sono filler. Abbastanza filler. Beh, filler, ma tra molte virgolette, nel senso che sono comunque storie verticali. Iniziano e finiscono in un capitolo. Quindi va bene sempre. Non ti devi per forza impelagare in chissà quale grande serie da comprare. Altra serie che vi volevo consigliare, e qua invece vanno presi due numeri insieme per forza, e ora vi vado a spiegare perché, è questa qua, di Magic Press, pubblicato nella collana Black Magic. E secondo me non si fa fatica a capire il motivo di questa scelta, che si chiama L'epica ascesa del domatore fuorilegge e della sua donna gatto avventuriera di classe S. Classico titolo delle light novel giapponesi infinite, che con il titolo praticamente ti hanno raccontato già tutta la storia. Perché ve lo consiglio? Prima di tutto perché è un fantasy niente male. Ed è un fantasy un po' zuzzariello, un poco sporco. Non è un hentai, nel senso stretto della parola. Cioè, non si vedono nitidamente i genitali, non si vede nitidamente l'amplesso. Si vede che fanno sesso. Questo sì. Lo si può considerare un ecchi. E io, diciamo che voglio avere a cuore le persone che andranno a scoprire un po' il mondo del sesso attraverso i manga, perché questa cosa succede. E questa storia è una storia abbastanza tranquilla, non è che usa il sesso in modo cattivo, sono tutti contenti di stare insieme a letto, ecco, diciamola così. Quindi quantomeno non dà un esempio negativo. È disegnato bene e non è troppo sconcio. Quindi è una di quelle cose che secondo me anche un ragazzino di 17 anni, ma anche di 14 anni, diciamoci la verità, siccome non ci sono rapporti sessuali proprio espliciti, che si vede proprio il sesso disegnato, per me va bene pure per loro alla fine. Quindi è una cosa che se devi proprio scoprire la sessualità, forse meglio non partire da un hentai. Lo scopri da un manga più innocente, più divertente come questo, dove il sesso è un po' il motore di alcune cose all'interno della storia, ma non è la cosa preponderante. Cioè, ci sono altre cose da fare. Quindi manga da leggere per forza. Titolo un po' complicato, lo ripeto. L'epica ascesa del domatore fuorilegge e della sua donna gatto avventuriera di classe S. Cercate domatore fuorilegge, secondo me vi esce. Perché vi dico che secondo me questa storia è super interessante? Allora, perché c'ha tutti i topoi narrativi tipici dei manga fantasy. Gilde, avventurieri, missioni, quest da fare, poteri, magia, draghi, animali magici, battaglie. Che sono un po' il core della storia. E il punto di questa storia è quella di raccontare la vita di Lint, il protagonista, che è un domatore di mostri. Tra l'altro i disegni sono pure fighi. Cioè non è un manga con dei disegni brutti. Sono semplici e ci sono
culoni incredibili. Questo sì, e ci fa molto piacere. Ma quantomeno non sono proprio disegni scolastici. E secondo me c'ha veramente un buon ritmo. Il fumetto si fa veramente leggere bene, bene, bene. E vi dicevo, la storia di questo Lint che fa il domatore. Lui domina le creature magiche. Ed è questa cosa qua è mal vista nel mondo del domatore fuorilegge. Perché si ritiene che i domatori siano dei vigliacchi, perché usano le creature che domano invece di combattere loro. Un po' come se dicessero, tu non hai le palle di scendere in campo, tu non sai combattere sul serio, fai combattere sempre i mostri. E quindi il protagonista è pure un po' bullizzato, è pure un po' messo da parte, non riesce nemmeno a progredire come avventuriero. Perché diciamo che c'è diciamo questa specie di gerarchia immaginaria che impedisce ai domatori di livellare, di diventare più forti. Però la protagonista di questa storia, Vilena, questa donna gatto super tettuta e super culona, se lo prende a cuore e quindi decide di essere domata da lui, perché vede che lui è coraggioso, che lui è un avventuriero vero, che non riesce a progredire ma sa combattere, e quindi si fa domare da lui. E questo è un po' il pretesto pure per far succedere tutte quelle scene un po' zozzarelle. Ma è un modo anche per lei per crescere di livello, perché lei intuitivamente capisce una cosa che il lettore scopre un po' alla volta. E qua si vede che c'è stata proprio una scrittura particolare, fatta bene per un manga erotico. Perché lei intuisce una cosa che noi vediamo progredendo. Cioè, ogni volta che lui doma una creatura, qualunque essa sia, lui può domare anche le persone, volendo, istintivamente dona a loro un potere maggiore. Diventano più forti quando vengono domati da lui. Perché lui, quando doma gli animali, crea un patto di fiducia diverso da quello di tutti gli altri domatori. E quindi, il pretesto di scopà si risolve in questo modo qua, lei si fa domare per scopare, lui in cambio le dà fiducia e lei diventa più forte di prima. Infatti poi vediamo una progressione già nel primo volume, vediamo che lei diventa più forte proprio per via dei momenti a letto tra loro due. E lei che cosa fa? Per farlo crescere di più, lo porta prima di tutto a domare un drago, cioè lo porta a trovare un drago che poi domerà, tra l'altro infatti come vedete disegni ma veramente carini, e lo porta a domare anche uno spirito per combattere meglio, per diventare uno sciamano, e vanno a domare questo lupo spirituale che lui letteralmente indossa per combattere meglio. Quindi lei se lo piglia proprio a cuore e diciamo lo fa crescere come avventuriero, cioè si capisce che lei si è innamorata, no? Però ha tutto senso. Cioè il power system, il modo in cui le cose funzionano all'interno di questa storia, l'impegno che c'è, i famigli che si crea. Cioè sono veramente tutti, a parte disegnati bene, ma anche sensati. Quindi, a prescindere da quello che c'è di sesso, che comunque è sempre molto pulito, sempre molto censurato, non si vedono i genitali, eccetera, si vede il sesso, ma come si vede in un film al cinema, no? Che si vedono le tette, ma non si vede proprio la penetrazione, anche se c'è tutto, no? Però è tutto sapientemente censurato, ok? Cioè, capiamoci. La vedi di spalle, ma sotto c'è sempre qualcosina sotto che non ti fa vedere la fessura. C'è lei che sta strozzandosi su una zucchina. Ok? Cioè, non vedi mai. Però vedi, ma devi immaginare. Quindi, secondo me, già è meglio di qualsiasi altro hentai che potreste comprare per scoprire la sessualità dei manga. Meglio questo.
E perché vi dicevo dovete prenderne i primi due, però? Perché nel primo numero la storia è abbastanza spedita e si comincia così, come vi ho raccontato, con lei che si innamora di lui e si potenzia, ma vuole anche potenziare lui. E quindi fanno tutta una serie di quest. Però del protagonista si sa poco, e infatti è nel secondo volume che si racconta un po' il prequel, la storia del protagonista, di come ha ottenuto l'abilità da domatore, di come ha incontrato il suo primo famiglio, che era uno slime, e di come attraverso il rapporto con lui lo slime si è potenziato ed è diventato quella creatura morbidosa che si vede anche nell'altro numero, eccetera, eccetera. E poi, vi ripeto, per me disegni spaziali. Cioè, guarda qua. Questo si è rotto il culo a fare tutta la città dall'alto, con tutti i palazzi, con tutte le torri, con tutte le guglie, con tutte le cinte murarie, ma... Capito? Cioè non è soltanto un manga erotico. È proprio bello pure da leggere come manga fantasy e basta, dove dentro c'è l'erotismo che però è fatto con un senso. E in più, in questo secondo volume, appare un personaggio che dobbiamo un po' censurare qua, perché c'è un capezzolone, che è questa, si chiama La Santa. E la Santa, bravissima nelle arti magiche, divine, curatorie, bla bla bla, c'ha delle tette gigantesche, ovviamente. Vabbè, doveva succedere qualcosa del genere, no? Tette gigantesche, anche lei viene domata, e venendo domata diventa più potente. E combattono insieme, diventano amici e soprattutto fanno una cosa. Minchia, complicato qua censurare. Quando si potenzia lei, censuro il capezzolone. Quando si potenzia, ottiene anche le ali tipo angelo, tra l'altro bei piedini. Quindi qualità di base. Ma la incontrano e c'è anche qui una storia complessa. Perché c'è tutto uno stato divino, tipo il papato, ok? Tipo la Santa Chiesa di Roma, va bene? E loro devono sovvertire tutto l'ordine precostituito di questo stato divino, andando a scardinare gli elementi che rendono, diciamo, forte questo stato. Devono andare letteralmente a rapire il papa. Perché c'è un'insurrezione al momento, siamo tornati ai tempi di Cesare Borgia, il cardinale Rodrigo che vuole fare il colpo di Stato, no? Cioè, assurdo, per un manga dove questi scopano, c'è sta tutto sto bordello, capite? Quindi mi stimola la lettura e non solo la seghina, perciò ve lo straconsiglio. Due volumi, 7,90 l'uno. Costicchia, però secondo me dà soddisfazione. Ma in realtà non solo per i ragazzi, alla fine secondo me dà soddisfazione pure alle ragazze.